Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi un video un po' particolare su quello che ho fatto quest'anno in questo canale. Ci sono alcuni spunti interessanti, soprattutto ho messo in evidenza e vi ho raccolto un po' i video che mi hanno più emozionato e che più mi hanno dato soddisfazione. La cosa curiosa è che i video che vi propongo sono quelli che mi hanno lasciato un qualcosa dentro e non sempre sono stati quelli che sono stati più visti da voi. I motivi possono essere differenti, ma ciononostante, dal momento che mi sono costati fatica e anche tantissima soddisfazione, ve li ripropongo in una sorta di gallery di fine anno, con la speranza di strapparvi un'emozione almeno pari a quella che hanno suscitato in me nel momento in cui li ho realizzati. Bene, bando alle ciance, cominciamo con il primo video, quello che vedete già in sovrimpressione. Qui eravamo ad agosto, questi due cuccioli insieme agli altri tre fratelli che poi sono morti nel tempo, erano troppo piccoli e malati. Questi due invece erano stati allevati per un po' dalla mamma, poi li ha abbandonati e ne abbiamo preso cura, cioè ne siamo presi cura io e mia moglie, soprattutto lei. È un lavoro non indifferente, dargli da mangiare ogni 3-4 ore. Erano ancora molto piccoli, venivano allattati. Nei mesi successivi sono cresciuti bene, sia il marrone che la nera. La nera è vispa e mi segue sempre, viene sempre con me. Il marrone invece è un po' più indipendente, è un maschietto, ha un bel caratterino, ma si fa voler bene ed è molto riconoscente nei nostri confronti perché ci dà tanto affetto. Cambiamo completamente argomento, e qui entriamo in un mondo per me inesplorato fino all'anno scorso. Qui avevo seminato delle castagne, eravamo verso novembre-dicembre circa in questo periodo. Castagne acquistate nei sacchettini normalissimi, quelli che trovate al supermercato. Alcune probabilmente avevano qualche mese di vita, avevano già un po' germogliato. Ho selezionato quelle migliori, le ho messe nel vasetto con un po' di terra. Ho tenuto inumidito il terreno e nel giro di poche settimane, guardate che spettacolo, cosa era venuto fuori. Una piantina dopo l'altra, una più bella dell'altra, davvero una grande soddisfazione per chi come me non aveva esperienza in tal senso. Quindi è un esercizio di stile, diciamo, alla portata di tutti, lo possono fare tutti. L'unica cosa che poi dobbiamo sapere è che poi le piantine, una volta grandi, vanno innestate. Bisogna solo fare attenzione, in questo caso l'errore che ho fatto io è di tenerle poi al sole innestate, sono morte, ho sbagliato. E quindi magari tenetele in zona di penombra e tenete molto sotto controllo l'umidità del terreno. Ecco, se le lasciate al sole sono ancora troppo piccole, ovviamente poi vi muoiono. Però è davvero una bella esperienza. Restiamo in tema di semine, di esperimenti più che altro. Qui avevo seminato più o meno nello stesso periodo delle castagne, dei semini di limone, semplici limoni biologici però. Li avevo poi sbucciati e nel metodo più veloce li avevo sbucciati, mentre in quello più lento si lasciano così. Li avevo poi messi a dimora dentro dei vasetti di terra per acidofile, era un buon terriccio. Mi ricordo avevo perso moltissimo tempo per sbucciarli perché i semini mi scappavano dalle mani, è stato divertente, ci ho messo un pomeriggio per sbucciarne 5-6. Alla fine poi ho capito che se si tengono con dello Scotex tra le dita il problema non si pone. Anche qui nel giro di poi di poche settimane, tenendo i vasetti in casa a temperatura costante, chiusi con del cellophane, avevo poi usato una lampada LED apposita per coltivare le piantine in casa, dopo poche settimane vi dicevo i primi germogli. È stata anche questa una grandissima soddisfazione. Di tutte queste piantine qui me ne sono rimaste soltanto tre, che in questo momento sono in serra, sono alte circa una ventina di centimetri, le farò crescere ancora un po' e poi dopo le trapianterò. Singolarmente. Però tre piantine si sono salvate e questa per me è una grande soddisfazione. Da questa parte dei video in poi vi parlo delle realizzazioni delle opere che ho messo in atto quest'anno. Qui ad esempio ho fatto un'irrigazione goccia a goccia con pannello solare, ero in mezzo alla campagna, dovevo irrigare un filare di viti, non arrivavo con la corrente in nessun modo lì. E allora mi sono ingegnato, era il periodo del primo lockdown, quindi non potevo uscire di casa, non potevo acquistare attrezzatura se non quella online. E infatti ho comprato quello giusto quello che mi serviva. E poi mi sono messo sotto e ho realizzato in pochi giorni questo sistemino simpatico. E la batteria l'avevo già in casa, insomma, ho acquistato quello che mi mancava. E questo mi dava la possibilità di irrigare con un temporizzatore che poi ho acquistato in un secondo momento. Ci sarà poi il video della modifica, se vi interessa lo potete vedere.
Avevo programmato un'accensione al giorno per un tot di minuti e il sistema si è rivelato corretto e soprattutto molto molto comodo. E infatti ve lo consiglio se avete lo stesso problema mio, ovvero quello di arrivare con la corrente in un posto dove non c'è modo di averla. Questo è un sistema abbastanza economico, avevo speso poche decine di euro per avere poi l'irrigazione a goccia. Ovviamente se poi riuscite a fare tutto a 12 volte è meglio perché vi evitate l'inverter, vi evitate i problemi della 220 e tutto quanto. Questo è uno dei progetti che più mi ha dato soddisfazione. Stranamente non ha avuto il successo che pensavo in termini di visite, ma non è quello il problema. A me interessa poco questo discorso. Spero solo che magari a qualcuno possa venire utile questo progettino, se ha un'esigenza come la mia, ovvero quella di dover comandare da remoto, da qualunque parte del mondo a sto punto, l'irrigazione del proprio orto. Ho utilizzato un semplice sonoff, costa una trentina di euro, ci sono gli schemi. Sul blog ho spiegato bene gli schemi elettrici, quali ho utilizzato, perché ci sono vari settaggi da fare. Ho utilizzato anche qui la tensione a 220, ma col senno di poi avrei potuto utilizzare quella 12 volte, solo che dovevo impiegare nuovamente la pompa che avevo, che era ancora in buone condizioni, quindi non volevo acquistare una pompa nuova 12 volt e ho acquistato quindi delle elettrovalvole a 220, ma voi potete fare tutto a 12 se partite da zero. Quello che vedete è l'integrazione all'interno di una cassetta tenuta stagna, quello che vedete in alto è il wifi extender, quindi riesco ad arrivare col wifi fino in campagna e questa è la prima stesura, il primo progettino che ho fatto, poi dopo l'ho modificato, se vedete il video dopo l'ho modificato. Dove col cellulare praticamente riesco a comandare i due rami dell'irrigazione a goccia. Io nell'orto ho sostanzialmente due rami, il terzo ramo lo devo ancora fare quest'anno, probabilmente acquisterò un'altra elettrovalvola, farò un ramo in più perché mi serve per l'irrigazione quella col tubo, quella volante. È stato un buon progetto, devo essere sincero, lo utilizzo tuttora, mi serve molto. Ecco, qui vi faccio vedere come col cellulare sono solo quattro tasti, con la semplice pressione di un tasto. Ecco, vedete? È di una semplicità disarmante, più a spiegarlo che a farlo, però vi dico la verità, è veramente, veramente comodo. Quindi se vi può servire, ve lo raccomando. Il progetto del nuovo pollaio è nato dopo l'ennesimo attacco di una volpe e di una faina. Mi hanno decimato, anzi, mi hanno azzerato il pollaio nel giro di un paio di settimane. È stato straziante, devo essere sincero, avevo 5-6 galline. Qualcuna non l'ho neanche trovata, è stato meglio così, qualcuna invece l'ho trovata a pezzi. E al che un impeto veramente di disperazione ho abbattuto il vecchio pollaio, che avevo già da 2-3 anni, e ne ho ricostruito uno da zero, partendo proprio dalle fondamenta, con il calcestruzzo, con lo scavo, ho interrato la rete, ho messo i pali. Diciamo che è proprio un progetto partito da zero. Mi ha portato via circa una settimana di lavoro pieno, ho dovuto prendere le ferie per fare questo lavoro qui, io e mia moglie. Dalla mattina alla sera, intervallato solo da qualche pomeriggio di pioggia, veramente è stato faticoso. Ecco, per noi era tutto nuovo: i battipali, i pali, la rete da stendere. È stata un'esperienza nuova anche per noi. Sicuramente abbiamo fatto degli errori, però rispetto a prima non ci sono paragoni in termini di sicurezza. La rete è affogata nel terreno, abbiamo cercato di fare il meglio che potevamo. Dovremmo rimetterci le mani questa primavera perché dobbiamo fare poi il tetto, perché adesso c'è soltanto una rete con un nylon sopra, si formano delle conche d'acqua, non va bene. Però le galline dentro sono al sicuro, stanno bene, abbiamo sistemato il ricovero notturno, sempre con la sua porta automatica. Questa è la scena in cui sono andato a prendere le galline. Qui eravamo verso marzo-aprile, non ricordo esattamente il mese. Erano molto piccole, avevano poche settimane di vita. Hanno iniziato poi a produrre uova nel giro di un paio di mesi. Siamo partiti con 5 galline, ne abbiamo preso un'altra 6. Una delle bianche ci è morta un paio di mesi fa. Poi ho curato una delle marroni. C'è un bellissimo video a cui sono molto affezionato, in cui si vede che ho curato queste galline. E quindi è un progetto che, se potete farlo vicino a casa, ve lo raccomando perché dà molta, molta soddisfazione, davvero. Il penultimo video che vi mostro, cioè questo, è legato a quello che ho appena terminato. Qui ho avuto la possibilità, la fortuna di salvare una gallina, una delle mie 5 vaiole. È stata male, si era accasciata a terra, le altre galline stavano iniziando a beccarla. Se non l'avessimo tolta dal pollaio nel giro di poche ore sarebbe morta sicuramente. L'abbiamo portata in un luogo caldo, è riuscita a fare l'uovo che poi ho buttato. Ho chiamato il veterinario, mi ha dato la cura, antibiotico e ricostituente. E per 5 giorni l'abbiamo tenuta nel locale caldaia, al caldo.
dove io 2 o 3 volte al giorno scendevo e la facevo bere e mangiare. È stata un'esperienza veramente unica dal mio punto di vista. Ho cominciato ad apprezzare seriamente questi animali, danno molto, sono riconoscenti, capiscono esattamente quello che sta succedendo, mi hanno sorpreso piacevolmente. Quindi, se vi dovesse capitare che una vostra gallina non sta bene, piuttosto che tirarle il collo, cosa che io comunque non faccio a prescindere, magari una mano la si può dare, un aiuto tramite un veterinario, si può provare a salvarle. L'ultimo progetto di cui vado particolarmente fiero quest'anno è questa serra autocostruita, l'abbiamo fatta verso settembre. Abbiamo commesso alcuni errori sicuramente, qualcosa ho rimediato, qualcosa rimedierò il prossimo anno, cioè in primavera. È molto utile, davvero molto utile, è un 2 metri e mezzo per 2 metri e mezzo circa, alta 2 metri abbondanti. E mi serve per il ricovero autunnale e invernale degli agrumi in vaso per portarmi avanti alcune colture estive. Ad esempio, ho qualche pianta di peperone che ho trapiantato, ho tolto dall'orto, l'ho messa qui in serra giusto per vedere come funziona. Qualche peperone c'è. Ho cominciato a seminare qualcosa di invernale, ma soprattutto mi servirà da gennaio in poi, quando all'interno di questa serra farò un semenzaio riscaldato. Probabilmente trasformerò quello che avevo già l'anno scorso e lì comincerò tutte le semine, poi probabilmente per la primavera e per l'estate, quindi peperoni, pomodori, melanzane e quant'altro. Quindi partiamo da fine gennaio praticamente in avanti. Inizierò con i peperoni, sono quelli che ci mettono più tempo e hanno bisogno di più temperatura, e poi a seguire tutte le altre colture. Su queste immagini io vi vorrei salutare, è l'ultimo video che ho da mostrarvi, al quale sono particolarmente affezionato. È stato un anno veramente intenso, molto bello, ho costruito tante cose, qualcuna è riuscita, qualcuna meno. Ho imparato molto, grazie anche e soprattutto ai vostri consigli. Qui su YouTube c'è una bellissima community, io veramente ringrazio tutti, tutti voi. Ne nomino solo qualcuno perché poi sicuramente ne dimenticherò alcuni, mi dispiace per questo, ma volevo soltanto ringraziare chi posta un po' più del solito, quindi Cipolletto, Diego, Valentina, Giancarlo, Vincenzo, Cosimo, Francesco, Amica Campagna, Bugatti, FG Roma, Ilario, Ivano, Daniela, Anna, Antonio, Massimiliano, Mario, Matteo e tutti voi che mi seguite, quindi scusate se ho dimenticato qualcuno. È l'occasione per farvi i miei migliori auguri di Natale e del prossimo Capodanno, sperando che quest'anno malefico termini in fretta, senza altri scossoni, perché ne abbiamo già avuto abbastanza tutti quanti noi. Cercherò di fare ancora un video a settimana, nel limite del possibile, è sempre più difficile per via del mio lavoro. Ho chiaramente dei limiti per quanto concerne la qualità audio-video, cercherò di migliorare piano piano, ma insomma non è il mio mestiere, come dico spesso, io mi concentro un po' più sui contenuti, un po' meno sulla forma, dovrei fare un po' il contrario, ma non è per me. Comunque vi ringrazio infinitamente per essere stati con me, se vi piace questo format farò qualche altra cosa, perché ogni tanto capita che dopo che ho pubblicato il video magari ci sono degli aggiornamenti, allora potrei riprendere in mano quel video, parlarne sotto video così come faccio adesso e magari entrare meglio nel dettaglio di alcuni particolari. Vi ringrazio infinitamente per essere stati con me, vi rinnovo i migliori auguri da parte mia e della mia famiglia e continueremo a vederci spero l'anno prossimo. Un abbraccio a tutti voi.